Benvenuta all'Idiamo in Pace, Zazza, Fetta Partigiana, Comitato Nazionale Ampi. Allora, onorevole Menapace, lei era una partigiana vera o no? Ma io ho il brevetto di partigiana combattente col grado di sottotenente. Lei che grado ha? No, io sono così, un attendente. Allora, se io dico attenti, lei deve scattare. Io devo scattare perché lei è partigiana vera. Che faceva? Facevo, dunque, la staffetta per il CLN di Novara, il Comitato di Liberazione Nazionale Novara, la mia città, e andavo sia in Valsesia, dove c'erano prevalentemente formazioni garibaldine e matteotti, sia in Val d'Ossola, dove ci fu la Repubblica dell'Ossola, unitaria, straordinaria e distrutta da un rastrellamento terrificante, e sul Lago Maggiore, dove c'erano anche formazioni prevalentemente di Giustizia e Libertà, cioè Verdi. Allora, intanto complimenti. E poi partiamo da Crozza di qualche settimana fa, guardi. Ieri da Boschi, spettacolo alla direzione del PD, che donna volitiva, che meraviglia, è andata giù pesante, eh. Ha detto chi vota no, vota come Casa Pound. Guarda che Casa Pound, Giova, ha un successo enorme, perché riuscirà a far votare come lei 56 costituzionalisti, 11 presidenti emeriti della Consulta, tutta la sinistra del PD e i partigiani dell'Ampi. Certo che per dei neonazisti sfondare fra quelli dell'Ampi è un bel colpo, eh. E stavolta senza nemmeno i rastrellamenti, Giova. Comunque io adoro la Boschi, adoro la Boschi. Io, se tu pensi, Giova, come è acuta l'analisi politica della Boschi, Cooperlo le ha detto, tu voti con Verdini, e lei ha risposto, e allora tu voti come Casa Pound. Però non è lo stesso Boschi. Un conto è votare come Casa Pound, un conto è votare con Verdini. Cioè, se io tutte le sere vado a letto presto come un prete, non è lo stesso che andare a letto presto tutte le sere con un prete. Maria Elena sembra una differenza sottile, ma c'è. Riflettici. Au revoir. Allora, onorevole, lei che voterà? Io voterò no. Lei voterà no? No, voterò no, ho deciso già da tempo. Mi pare ragionatamente. Perché? Perché intanto questa Costituzione merita di essere osservata e letta bene prima di modificarla, non che sia immodificabile, ma soprattutto nel processo che si fa per modificarla bisogna stare molto attenti alle procedure. Io mi ricordo quando fu fatta la Costituzione, fu un dibattito politico popolare diffusissimo, i giornali davano notizie delle diverse posizioni. Se per esempio mi si chiedesse oggi di botto che cosa cambierei io per esempio toglierei l'articolo 7, quello del concordato, perché oramai dopo il Concilio Vaticano II non serve più. Quindi ci sono tante cose volendo da cambiare, alcune, cioè, però non, questa riforma non la convince. Non tante, alcune cose. Perché non la riconvince? Non mi convince per la procedura, perché appunto è stata saltata tutta questa fase che invece per farla ci fu prima la resistenza, poi questo grandissimo dibattito. Il Presidente dice sono 70 anni che si vuole cambiare la Costituzione. Beh, ma insomma, dibattito c'è la stato. La Magna Carta inglese ce n'ha ben di più di anni, anche la Costituzione degli Stati Uniti ce n'ha ben di più. Allora, primo addebito, lei voterà come i fascisti, come Casa Pound? No, semmai sono loro che voteranno come me. Perché io voto per mantenere viva una Costituzione antifascista, si mettono d'accordo loro. Che cosa sono? L'importante è che sia antifascista, poi chi la vota. Seconda critica, la frase incriminata del ministro Boschi, ascoltiamola. Ampi sicuramente come direttivo nazionale ha preso una linea, no? Poi sì. Dentro Ampi ci sono molti partigiani, quelli veri, quelli che hanno combattuto la resistenza, non sì, le certo. Generazioni successive, che votano sì alla riforma. Niente. Lei si è offesa quando la Boschi ha detto i partigiani veri voteranno? Beh, devo dire di no, perché io sono una vecchissima profe, anzi una vecchiaccia di profe, e ho sempre considerato purtroppo il registro un'arma impropria, non mi piaceva usarla, e l'avrei guardata e avrei detto
ragazza ripassa un po' di storia, perché mi pare che... La storia è l'ultimo problema, le faccio l'ultima domanda. Guardi queste foto di Pietro Ingrao e Nilde Iotti, non sono del PD, sono di un gruppo su Facebook che appoggia Matteo Renzi, e dicono, beh, in fondo, se noi andiamo a vedere quello che hanno detto Ingrao e la Iotti, il PC storico adesso avrebbe votato sì. Quanto è... Poi le figlie hanno detto entrambi, la figlia di Ingrao e la figlia di Berlinguer, hanno detto lasciate in pace... Sì, sì. Le persone che non possono dare un commento. Lei cosa ha pensato quando ha visto questi manifesti? No, che in presenza di una legge elettorale diversa la cosa è diversa, perché è la legge elettorale che, diciamo, stabilisce l'itinerario attraverso il quale viene fuori la classe dirigente. C'è un itinerario dove non si decide nulla e chi esce è nominato, può fare tutti i senati che vuole, anche toglierli tutti o toglierne mezzo, e la democrazia è molto vulnerata. Onorevole, io la ringrazio. Mi dice, se vuole, quanti anni ha? Quanti anni ho? Ne ho compiuti 92 alcuni mesi fa. E non mettiamo limiti alla presidenza. Grazie. Grazie di essere stata con noi. In bocca al lupo, buon lavoro.